io direi di tacitare, lasciamo un attimo qui Roberto Caforo e Armando Finocchi e andiamo a presentare, ci passo, ecco, speriamo di non ledere, sì, non ledere ciò che serve ancora, e andiamo a presentare altri due personaggi ben conosciuti dal pubblico di Rete Blu, perché li avrete visti senz'altro in un'altra puntata. Presentiamo, e io lo accoglierei con un'ovazione, il professor Morici e il suo gorilla, che avete visto prima impegnato a sedare il pubblico, Jackie detto Nando. Ecco, professore, io mi volto da quest'altra parte perché voglio vederla da vicino, è un onore averla qui, le posso stringere la mano, non la laverò più la mano, questo glielo garantisco. Ecco, ci ha onorato di nuovo della sua partecipazione e della sua presenza. Mi fa piacere onorare la trasmissione di Rete Blu, perché mi ho fatto pure una cerchia di amici e colgo l'occasione per salutarli. Ecco, sì, intanto siamo nella trasmissione dei saluti, lo faccia a ruota libera. In diretta. Ecco, ah, perfetto, doveva soltanto dire questo passaggio, sì. È arrivato in diretta. Senta professore, abbiamo parlato durante il corso di questo mese e mezzo della sua ricerca sulla lingua marocchina. Ecco, vuol dirci a che punto sta il vocabolario del marocchino e magari dirci qualche termine particolare che le viene in mente? No, ma adesso in 448 non si può spiegare questa lingua marocchina. I testi, bisogna leggere i testi, dica la verità. Non ride, professor Morici, bisogna leggere. Ci vorrebbero anni di studio per spiegarla e per farla... Ecco, sì, esatto, questa si chiama onomatopea, ovvero trasferire con i suoni quelli che sono i rumori. Certo, significa esatto, che entra nella cervice, no, nel cervello, ho sbagliato, mi perdono. No, perché no. Ecco, un'altra cosa, ma come le è venuta in mente di fare queste ricerche attraverso il mondo? Peggio di Salgari, di Ambrogio Fogar? Uno quando che viaggia prende esperienze, cerca sempre di, come posso dire, bene? Mi chiami pure, grazie per il Roberto perché è familiarissimo, professore. Bobby è meglio, Bobby è meglio. Uno quando che va in giro cerca sempre da migliorare il bagagliaio tecnico. Il bagagliaio tecnico non è male, veramente, professore, questa la rivenderò. Abbiamo vicino al professore un altro personaggio che ci arriva o non ci arriva, devo prenderlo di qui così ci arriva. Bene, un altro personaggio, ho sempre un po' di questi problemi con i microfoni, ma è tipico, che conoscete bene in quanto è il... oddio, che è successo? No, si sente ancora? È la sua guardia del corpo, il gorilla che prima ha sedato diverse persone, accogliamolo. Mi raccomando, pubblico, dovete applaudire sempre, anche se io presento, il cane del proprietario del Pentagono, applaudire comunque, questo fa parte, scusate se lo dico in diretta, Jackie, che prima ha salvaguardato l'incolumità di queste star, Roberto Caforo e Armando Finocchi. Io sono felice di essere qua ancora una seconda volta con il professore, tanto che mi ha aumentato lo stipendio, come dicevate voi. È una bella cosa. Così, era da 2 milioni, adesso è 3 milioni, comunque sono felice di rivederti. Se metti il microfono è meglio perché io sono un porchino. Scusa, no, se mai mi accusi. Sono felice di essere qui una seconda volta, sì, insieme al pubblico, Roberto Canfora e... No, Canfora, quello è il maestro Canfora, Roberto Caforo e Armando Finocchi. È Armando Finocchi, vorrei che gli fosse dato un applauso, magari... Questo è un ceffone, meglio così. Jackie... Ma lei è anche molto bravo, oltre a fare la guardia del corpo, ecco, diciamo pure che il professor Morici l'ha preso praticamente perché lo spettacolo, si sa, è una vita grama, una vita veramente assurda. A volte si sta sulle stelle, ma tornare nelle stalle è facilissimo. Lei prima lavorava per la Carrà, non faceva la guardia del corpo, ma era ballerino, e lei sa ballare molto bene. Ci farà vedere qualcosa stasera? Sì, un po' più tardi, magari quando che... Sto in un po' più meglio di adesso. E allora, Denev, scusi, facciamo venire dentro quei carabinieri che sono da quella parte, perché Jackie si va a vestire e si prepara per un'esibizione che faremo tra poco, subito dopo aver giocato alla roulette. Bene, siamo di nuovo tornati in onda dopo il gioco della roulette, che in qualche modo ha consacrato questa brillante stagione televisiva, e con questa puntata siamo arrivati a 708 telefonate dal 7 giugno fino a quest'oggi. No, perché se stai così debordando che un altro po' debordando. Non entri più nello studio. Ma hai sentito cosa ha detto Roberto prima, che sono sponsorizzato dalla Fiorucci? No, non è che sei sponsorizzato dalla Fiorucci. Ci vorrebbe con le dita sopra il cicalino? Ci vorrebbe che la Fiorucci ti proponesse un contratto per decennale come minimo, perché qui c'è tanto ben di Dio che Jugoslavia camperebbero per un anno. Sì, ma non mi guardi così, non c'entri l'obiettivo. Non c'entri l'obiettivo da questa parte, perché ma insomma io non c'entro l'obiettivo. Sulle gambe, intendo. È l'obiettivo che c'entra lei, è la cosa diversa.
Finché l'obiettivo non è qualche cosa che lo usa come bersaglio, va sempre bene, visto che Jugoslavia rischierebbe ben altro che Fiorucci. Comunque va bene, vai avanti con... Andiamo avanti perché abbiamo pronto il collegamento con Carpi, speriamo di vedere veramente Claudio Testi, il colonnello Testi da Carpi, ricordo per la sagra della Carpalessa. Secondo me questa qui è tutta una truffa. Non è una truffa, guarda, prima hanno avuto truffa, problemi... Era una montatura, quello chissà dove sarà andato lei. Abbiamo avuto problemi sull'alta frequenza, ma sicuramente vi garantisco ancora che ancora quest'alta frequenza. Sicuramente l'avranno anche declassato, ormai sarà capitano più che colonnello. No, ma lui ormai è un colonnello in pensione, c'ha 80 anni, per figurati. Siamo pronti con Carpi, collegamento? Possiamo collegarci? Pronto colonnello? Pronto Carpi? Ci siete? Tanto non risponde. Ma vediamo, ecco, siamo collegati con Carpi. Bello. Instancabile, quella coppia è instancabile. Colonnello pronto? Colonnello Testi, siamo noi di Rete Blu. Ci sente? Ma che? Ma quello che è andato a fare una bella... Anzi, quello che è andato a fare un bel bicchierino dentro il bar, poi capirai lì, avrà trovato qualche paesanotta. Qualche paesanotta, non lo so, io, colonnello, ma questo cameraman sta sempre sulle cose. No, infatti, ha detto una bestialità terribile, Emilia. Questo cameraman, per cortesia Armando, questo cameraman sta sempre sulle coppie, non può spostarsi pure su Claudio. E colonnello? Niente. Guardiamoci il balletto, speriamo che si accorga da solo che siamo collegati con lui, insomma, che devo fare? Preghiamo i telespettatori di non far abbassare troppo il livello del meter. Spieghiamo cos'è il meter. Del meter, che cos'è il meter? Il meter è un amico dell'auditor. Intanto, guardiamo quello che succede da Carpi, speriamo che il colonnello si accorga da solo di questo collegamento. Io non dico più niente, faccio pure brutto. Io vedo gente che saluta, però tutti mi sembrano proprio il colonnello Testi. Vabbè, colonnello, dove è andato a finire? Non lo so, ecco, se è vivido, se è ancora in piedi, se non è stato aggredito, io guardi Armando, io ogni volta Roberto... Non vi smentite mai, è sempre la solita storia, non ho capito, siete cambiati! Ma una settimana per fare questo collegamento? Io sono abituato con altre televisioni, diciamo, più importanti, ma insomma, una figura del genere... Non mi era mai capitato. Neanche ai tempi della gita del Po c'erano queste cose. Neanche se andassi, se fossimo andati a fare una gita in campagna, insomma. No, ma eppure io vi garantisco, non è possibile, Antonio Napoli, ma è una settimana che i tecnici stanno lavorando per allestire la rete di ponti con Carpi. È una settimana che il colonnello sta in ferie a Carpi. Il colonnello veramente era qui con noi ieri sera, lei non ha seguito la trasmissione perché non è di queste parti, Roberto Cafano, ma vorrei capire, anzi mi viene in mente una cosa che ha detto il colonnello, vi saluto questa sera, ieri salutava tutti con una... proprio con un commiato finale, proprio lui mi sa che sia proprio, professore, lei cosa si ne pensa? Si è defilato. Vediamo cosa ne pensa un luminare come il professore. Io penso di sì, perché Coso Pezzi ha detto che oggi andavo a Carpi a fare un carpilesso. Per la saga della carpalessa. Che cos'è il carpilesso nel suo vocabolario italiano, nella sua ricerca filologica? È un pesce. Ah, il carpilesso è un pesce, ma fa parte della... Carpilesso. Carpilesso, giustamente si lega, ma fa parte della famiglia delle carpe? Certo, questa famiglia delle carpe. È un pesce da padella. È un pesce da padella. Vabbè, abbiamo fatto sta figuraccia, speriamo che nei prossimi collegamenti, ecco, quando siete pronti con Carpi, Napoli, quando è pronto con il colonnello Testi, ce lo faccio sapere, perché quando c'è il colonnello Testi ci colleghiamo. Adesso però non buttiamo giù più di tanto l'ascolto, perché poco fa abbiamo parlato di Jackie, questo abile ballerino, oltre che guardia del corpo del professor Morici, e ce l'abbiamo qui. Un applauso, Jackie detto Nando, eccolo qua!